Yeah, so we went, when we were preparing the film, we went, we shot the film mostly, we didn't shoot it in Los Angeles because it was too expensive. We shot mostly in Belgium and Germany. But we were looking for theaters like that for the opera scenes. So it's nice to see a beautiful one here. In realtà non ho visto il film, non ero qui in sala quando è stato proiettato, ma questo è il tipo di teatro, il tipo di sala che abbiamo cercato sin dall'inizio quando abbiamo avviato la produzione del film. Abbiamo appunto cercato di trovare delle sale similari a queste perché ci sono diverse scene di opera e di conseguenza questo sarebbe stato il tipo di set ideale. Il film non è stato per questioni economiche registrato integralmente a Los Angeles, ma ci sono diverse scene invece che sono state filmate in Belgio e in Germania, ma questo è proprio il tipo di scenario che abbiamo cercato anche in questi luoghi. Lei ha parlato della ricerca dei luoghi e avevo sentito un intervento di Leos al Festival di Locarno dove lui individuava tre momenti in un film: la preparazione, cioè quello che è a monte delle riprese, le riprese e poi la post-produzione. Dunque il film, se posso ricordare, Leos ha cominciato a lavorarci nel 2017, vero o sbaglio? No, we started, so it's, the project is not mine, it's a project by Sparks, and they came with 15 songs, that was 8-9 years ago. Il progetto in realtà non è mio, è un progetto degli Sparks che sono venuti da me, quindi presentandomi appunto questa idea con 15 canzoni, ma il progetto è nato addirittura ben 8 anni fa. E come mai c'è voluto così tanto tempo per arrivare alle riprese? It took time to find the money, to find the casting, and you know, when I decided that the whole film, almost the whole film, would be sung, I needed to write. We probably wrote 80 songs in the film, then maybe 40 or 50. But so while we were looking for the money and the casting, we would write songs and try different things. You know, for the, on the story. Beh, 8 anni è il tempo giusto che ci vuole per trovare sia il denaro che il casting adatto per un lavoro di questo tipo. Quando decidemmo che il film sarebbe stato completamente cantato, in realtà avevamo un progetto iniziale di ben 80 canzoni, poi ne abbiamo tenute circa 40-50. Ma ci vuole del tempo per arrivare a creare un progetto di questo tipo, soprattutto perché non bisogna trascurare l'aspetto finanziario, quindi la ricerca del denaro e anche la giusta selezione del casting. Dunque, quando il casting è stato pronto con i protagonisti, due protagonisti, perché credo che ce ne furono altri, ci sono stati due. Immaginati altri attori fino di arrivare a quelli che vediamo sullo schermo. Siamo arrivati alle riprese. Il film è stato girato seguendo un po' la storia o invece come si fa di solito secondo dei set, secondo i luoghi di riprese. I've never made a film where we shoot in the right order.
Also because of money, often. In this case, a lot of scenes happen in theaters, so we had to, to go by the theaters and to have the theaters closed. So that was summer, summertime you can close. Theaters of operas are closed. And also by country, Germany, Belgium, and then we did shoot a little bit a week in Los Angeles at the end. Penso di non aver mai fatto, di non aver mai registrato un film nell'ordine che poi è quello di visione in sala. Anche questa volta per questioni di denaro, perché, come avete potuto vedere, buona parte del film è registrato in dei teatri. Pertanto abbiamo dovuto seguire l'ordine di occupazione dei teatri, poiché abbiamo dovuto anche organizzare la chiusura di queste location. Al di là di quello, abbiamo anche dovuto seguire l'ordine delle varie città in cui abbiamo lavorato, perché, come dicevo prima, non abbiamo filmato completamente a Los Angeles, ma abbiamo anche registrato in Belgio e Germania.